Un'estate incendiaria che si è concentrata in particolar modo nei primi giorni di settembre. I piromani hanno atteso le due giornate di vento per incendiare sistematicamente il territorio protetto del Cilento e Vallo di Diano. Fino al 31 agosto abbiamo avuto un bilancio abbastanza positivo, quindi abbiamo limitato molto i danni. E poi insomma all'inizio di settembre in poi abbiamo avuto un bilancio di superficie percorso dal fuoco pari se non superiore a quella che abbiamo avuto insomma nell'arco dei 2 mesi precedenti. E come, ecco, naturalmente è inutile dire che sono dolosi questi incendi, perché è chiaro che in effetti si è aspettato le uniche 2 giornate di vento per dar, diciamo, fuoco alla natura del parco. Sicuramente, la stragrande maggioranza degli incendi sono di natura dolosa. Tra l'altro questo lo possiamo dire con certezza, perché in alcuni casi abbiamo rinvenuto anche degli inneschi, quindi degli ordigni con i quali è stato appiccato il fuoco. Su qualche altro insomma non si esclude anche la matrice colposa, perché in queste giornate di vento può capitare insomma che nelle operazioni di pulizia e di abbruciamento possa scappare il fuoco e quindi possa arrecare poi dei gravi danni. Quindi a questo proposito vorrei fare veramente un invito molto molto caloroso, molto molto accorato, a evitare nel modo più assoluto insomma di l'abbruciamento dei residui, delle lavorazioni, dei residui delle coltivazioni, insomma, perché questi in effetti possono poi dopo innescare degli incendi difficilmente controllabili. Anche perché, se non mi sbaglio, c'è proprio la normativa che vieta tassativamente, diciamo, l'uso del fuoco in questi periodi. Sì, lo vieta insomma da delle prescrizioni, quindi a una certa distanza dal bosco ovviamente è vietato. In determinate condizioni e con delle precauzioni particolari sono ammesse delle deroghe, però anche, diciamo così, in considerazione di questi aspetti, quindi anche essendo nelle norme in questo periodo proprio particolare, appunto diciamo, invitiamo in tutti i modi insomma, a soprassedere a questa operazione. Complessivamente, diciamo, per quanto riguarda solo le aree del parco, i vari incendi finora possono, possiamo dire, come intorno ai 200 ettari sicuramente di aree del parco. Poi dopo in aree fuori parco, quindi in aree zone contigue e limitrofe, il conteggio complessivo potrebbe ammontare anche in questo caso a diverse centinaia di ettari.